Ma i vaccini, che sono una delle conquiste più grandi dell'umanità, sono stati sviluppati, moltissimi sono stati sviluppati metà degli anni 50, 60, e sono stati sviluppati con delle tecnologie molto crude a quel tempo. Quindi erano dei vaccini che funzionavano benissimo, ma ogni tanto avevano anche degli effetti collaterali. E quello che mi viene in mente come esempio più grande è il vaccino contro la poliomielite, quello di Sebin, che è un vaccino fatto da un virus vivo attenuato che tutti noi abbiamo preso e che ha salvato milioni di persone da una malattia gravissima come la poliomielite, ma questo vaccino su un caso su 3 milioni di vaccinati poteva dare gli effetti collaterali che potevano portare alla malattia stessa. Da qui è nato un po' il concetto che nella mente della gente i vaccini siano delle sostanze utilissime che prevengono malattie molto pericolose, ma in qualche modo hanno un fattore di rischio e per cui bisogna starci attenti. Oggi questo panorama è cambiato completamente. I vaccini di oggi li facciamo con le tecnologie del XXI secolo, le tecnologie sono potenti, i vaccini sono sicuri. I vaccini come quello di Sebin, che possono dare dei potenziali effetti collaterali come quello là, non esistono più. E quindi oggi i vaccini hanno fatto un progresso enorme. Purtroppo quello che è successo, e l'abbiamo visto un po' anche durante la campagna di vaccinazione contro la pandemia influenzale, è che la mentalità della gente non si è accorto che i vaccini hanno fatto il salto di qualità solo nel XXI secolo. La mentalità della gente è ancora nel secolo scorso e pensa ancora che i vaccini siano una cosa da temere. Questa è una cosa completamente da sfatare perché siamo nel XXI secolo e queste cose non sono più reali. I vaccini di oggi dovrebbero essere visti come il modo migliore per assicurarsi una qualità di vita di alto livello a tutte le età. Grazie alle tecnologie moderne, oggi possiamo sviluppare vaccini contro tantissime cose che prima non esistevano. Adesso stiamo sviluppando vaccini contro il meningococco, tutti i tipi di meningococco, A, C, Y, W e B. Stiamo sviluppando vaccini contro il virus respiratorio sinusiziale o RSV. E quando avremo sviluppato questi, essenzialmente avremo eliminato due delle malattie che affliggono ancora i bambini e gli adolescenti. Ma nel futuro vedo che i vaccini faranno parte del portafoglio per garantire la salute non solo dei bambini, ma anche degli adolescenti, degli adulti, degli anziani. Questi vaccini essenzialmente vedo che come oggi diamo ai bambini circa 10 vaccini per essere sicuri che non si prendano quelle malattie che hanno ucciso milioni e milioni di bambini per millenni, penso che gli anziani, per esempio, a un certo punto avranno a disposizione il loro cocktail di 10, 15, 20 vaccini che gli permetteranno di non andare incontro a quelle malattie tipiche degli anziani quando il sistema immunitario comincia a essere più debole, quindi non prendersi l'influenza, non prendersi il virus respiratorio sinusiziale, di
eliminare o posticipare l'insorgenza di tumori per decine di anni e così via, in modo da garantire una alta qualità di vita a una società che sta invecchiando, ma se invecchia bene che invecchi in salute, e credo che i vaccini saranno una cosa molto importante per garantire questo.